Un progetto a livello regionale ripreso dal Comune di Ferentino che ha avuto il suo epilogo posticipato di una settimana nella cornice di Porta Sanguinaria. Ferentino Plastic Free, l'evento dedicato alla sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e per limitare l'abuso di plastica. Un progetto nato grazie al lavoro di squadra all'interno del governo cittadino. L'iniziativa Ferentino Plastic Free è stata messa a punto grazie a un vero e proprio team che sta crescendo e sta imparando e sta consolidandosi in quest'ultimo periodo, un vero e proprio gruppo che sta imparando a collaborare dando il massimo per raggiungere l'obiettivo comune. Prevedeva 3 giornate, tra cui un convegno con i ragazzi della scuola media di Ferentino, 2 giornate con i ragazzi dell'associazione teatrale Le Strenghe e questa serata a Porta Sanguinaria abbiamo scelto proprio questo luogo per andare a valorizzare e ricreare le bellezze del nostro paese, proprio per andare a sensibilizzare tutti i cittadini al valore e al rispetto dell'ambiente e del territorio. Il luogo scelto per la conclusione del progetto non è stato preso a caso. Le mura di Ferentino rappresentano la maniera migliore per valorizzare il patrimonio cittadino. Una bella partecipazione per questo progetto realizzato in collaborazione con la Regione Lazio per sensibilizzare sempre di più su quelle che sono le tematiche ambientali, ma anche una bellissima occasione per promuovere il nostro centro storico attraverso anche la valorizzazione dei prodotti enogastronomici e degli artisti e giovani locali. Un progetto realizzato grazie alla Regione Lazio e che sottolinea ancora una volta quanto sia importante la sinergia tra enti per portare in provincia i grandi temi nazionali ed internazionali. Una bellissima iniziativa e merito degli organizzatori, dei consiglieri comunali, dell'assessore, perché in un luogo bellissimo, straordinario, che quindi si riporta anche ad una promozione in uno degli eventi di fine estate, uno degli eventi che la Regione ha voluto finanziare appunto per la promozione del territorio, dei nostri luoghi e delle nostre tipicità.